Buongiorno, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Oggi vi voglio parlare del miglior pasto pre e post workout da consumare per aumentare la massa muscolare magra e migliorare la vostra composizione fisica in generale. Quindi, se mi state seguendo da un po' di tempo lo sapete che io mi alleno la mattina alle 6 di mattina, non mangio niente e vado e faccio il fasted training. Quindi questo lo dico per ribadire che il pasto pre e post workout non è la cosa più importante, la cosa più importante sono le calorie e i macronutrienti nell'arco della giornata, quindi quello è veramente il 99% dei risultati verrà da quello. Una volta che avete quello sotto controllo, i macro e calorie di tutta la giornata, una volta che avete quello sotto controllo, allora potete passare a pensare all'importanza del pasto pre e post workout. Che cosa ci dice Eric Helms e Brad Schoenfield nel loro articolo Evidence-Based Recommendations for Natural Bodybuilding? Ci dicono che per massimizzare la finestra anabolica teorica che esiste, bisogna consumare 0,5 grammi per chilogrammo corporeo di carboidrati e di proteine pre e post workout. Che cosa vuol dire? Se pesi 70 kg dovresti consumare 30-35 grammi di proteine e di carboidrati nel pasto pre-workout, quindi magari un'ora a 30 minuti prima del vostro allenamento. Spesso vediamo gente in palestra che si fionda versi il loro protein shake una volta terminato l'allenamento, ma in realtà la finestra anabolica dura anche addirittura 2-3-4 ore dopo l'allenamento. Quindi non vi preoccupate se anche voi non siete riusciti a bere il vostro protein shake subito dopo l'allenamento, perché non importa, basta che voi consumate 0,5 grammi per chilo corporeo di proteine e di carboidrati nel pasto pre e post workout. Questo potrebbe essere magari 50 grammi di fiocchi di avena con uno scoop di proteine whey, oppure magari 100 grammi di yogurt greco con un'altra fonte di carboidrati tipo delle banane o una mela, oppure perché no, delle gallette di riso con un po' di bresaola, un po' di prosciutto, di tacchino o di pollo. Questo sarebbe il pasto perfetto pre e post workout. Non volete niente di troppo pesante pre workout, non volete essere appesantiti, volete semplicemente qualcosa che vi ricarica e che vi dia l'energia per fare l'allenamento. E post workout volete consumare dei carboidrati abbastanza semplici che possono essere mandati direttamente nel muscolo, assorbiti rapidamente, quindi carboidrati come pasta bianca, niente di integrale che ci mette troppo tempo, niente con troppe fibre, ma veramente carboidrati semplici. Questo vi potrà aiutare al massimo. Detto questo, questo era un video brevissimo che risponde a una delle domande che sto ricevendo veramente tante volte. Sono le 6 di mattina, quindi scusate se magari non sono stato troppo chiaro, spero però di esserci riuscito a spiegarvi l'importante. Questa è la cosa più importante: macronutrienti e calorie nell'arco della giornata. Poi potete pensare a ottimizzare il pasto pre e post workout. Detto questo, io vi voglio ringraziare a tutti se siete arrivati fino a qua. Mi raccomando, buttateci un like se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.